ho già intravisto cosa c'è qui dentro ed è una cosa che puntavo da un po' di tempo. Ebbene sì ragazzi, mi sono preso bene con gli unboxing. In poche parole, tengo tutti i pacchi che ricevo e li vado ad aprire una volta al mese assieme a voi. Quindi, anche questo mese, cominciamo subito con l'unboxing del mese. Questo pacco che è il più grosso, so che volete vedere che cos'è, quindi lo mettiamo dietro perché ve lo faccio vedere dopo. Il pacco più grosso è sempre quello che arriva alla fine e quindi cominciamo da questi qua. Caduto tutto. Cominciamo con il primo, non copro gli indirizzi perché tanto questo è il bar di Salvo, quindi se volete mandare una bomba fate pure. Vediamo cosa c'è qua. Oh, è nata prima la gallina, forse. Libro di Oscar Farinetti, ne ha parlato Oscar Farinetti al podcast Passa dal Basement dell'amico Gazzoli. Mi ha incuriosito molto perché dovrebbe essere un libro proprio pieno di aneddoti. Lo leggo e poi vi faccio sapere com'è su Instagram, quindi venitemi a trovare su Instagram. Dovrebbe anche essercene un altro. Ed eccolo qua, beccato subito ragazzi. Breve storia dei sentimenti umani. Non mi ricordo esattamente di che cosa parla, perché credo di averlo preso su Amazon proprio dopo aver visto quest'altro libro qua di cui parlava appunto al podcast. Anche di questo ve ne parlerò su Instagram, quindi venitemi a seguire. Ah, e ovviamente di tutto quello che vedete, link in descrizione. Continuiamo con altri due pacchetti. Questo qui al tatto dovrebbe essere un altro libro, questo qui invece no, non mi ricordo che cos'è, quindi iniziamo con il libro. Ah, Han Ayat, Bet on Yourself. Questo libro già ce l'ho, tra l'altro ci ho già fatto anche un video, ve lo lascio in descrizione. Lei è stata l'assistente di Jeff Bezos e appunto racconta un po' di aneddoti appunto di come ha iniziato a lavorare con Jeff Bezos. Ci ho fatto un video, recuperatelo perché appunto parla del colloquio con Jeff. Comunque bel libro, l'ho comprato da regalare. Andiamo ad aprire quest'altro pacchetto. Ah, non mi ricordavo nemmeno di averli comprati questi aggeggi. Sono delle piccole parabole solari con le quali è possibile accendere dei piccoli fuochi o, per chi fuma, la sigaretta. Ah, ecco, si mette così. E in pratica questa parabola convoglie i raggi del sole qui, che dovrebbe essere il punto focale, e qui quello che si trova qua in mezzo si accende, si incendia. Proprio con la parabola solare che ho a casa dei miei avevo fatto un video dove addirittura con Yakidale avevamo cucinato una pasta, quindi recuperatevi il video se siete interessati. E sempre assieme a questo, qualche giorno fa, ma ero troppo curioso di farlo vedere a Salvo quindi l'ho già aperto, l'ho già unboxato al bar, ho comprato anche questo che dovrebbe essere un vero e proprio forno solare. Vediamo, secondo me, nonostante non costi poco, vi lascio anche questo in descrizione, sembra un po' una cacata cinese, però vediamo, magari funziona. Lo proveremo, anche questo non so se ci farò un video dedicato, nel caso venite su Instagram a vedere. Questo invece sicuramente funziona, oggi purtroppo non c'è il sole, se no ve lo facevo vedere, però magari vi metto una clip dove lo utilizzo. Ad ogni modo, link in descrizione, costa una cazzata. Pacchettino sfiziosino, guardate che bellino, ho fatto anche la rima. Vediamo un pochettino. Allora, ci sono tre cose. Cominciamo da questa. Whitening toothpaste. In poche parole è un dentifricio che dovrebbe sbiancare i denti. Sapete che c'è? Andiamo a provarlo. Vediamo un pochino com'è. È nero, intanto. Il sapore, ve lo dico dopo. Il sapore è molto buono, devo dire, sa tipo di mentolo, alito, sembra molto molto fresco. Vedremo, lo proverò meglio e chiaramente farò anche il prima e dopo con il colore dei denti. Per adesso, approvato, link in descrizione. L'ho comprato semplicemente perché le recensioni sono tantissime e super super positive. Regia, per favore, metti le recensioni qui. Quindi
Link in descrizione se volete fare anche voi il test. Altri due pacchettini in questo pacchetto sfizioso. Vediamo questo, ho capito. Questo è un portatelefono da mettere per esempio in treno piuttosto che in aereo. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Qui si mette il telefono. C'è la pinza per il telefono. E questo qui dovrebbe essere... ecco, perfetto, per agganciarlo appunto a un tavolo piuttosto che al tavolino dell'aereo, piuttosto che insomma qualsiasi cosa. Facciamo finta per esempio che questo sia il tavolino dell'aereo, insomma qualsiasi pezzo dell'aereo su cui siete. Si mette il telefono qui, a questo punto giriamo questo, tac, e andiamo a bloccare, tac. E così, in poche parole, noi possiamo vedere la TV senza utilizzare le mani. Molto carino, devo dire. Link in descrizione. Costa una cazzata. Sempre nel pacchetto sfizioso abbiamo questo bellissimo taglia uovo sodo. Lo abbiamo visto quando siamo stati a fare una piccola vacanzina sulle montagne svizzere, alla mattina colazione in albergo, e la Emi l'ha assolutamente voluto. Io non mangio le uova perché sono vegano, ma vi faccio vedere come funziona. Semplicissimo, si appoggia l'uovo qua, si tira in alto questa sfera e si lascia andare. Ci vuole chiaramente un po' di pratica, ma ecco qua l'uovo che si apre alla perfezione. Altri due pacchetti piccolini prima di passare ai pacconi. Vediamo questo qui. Ah, ho capito che cos'è. Questo è un adattatore universale per le prese della corrente. L'ha consigliato nella sua rubrica dei gadget il mio amico Gesualdo Lo Monaco. Caro Gesualdo, non perdo nemmeno uno dei tuoi video sui gadget. Arriva con questa confezione molto carina, istruzioni che non usiamo, ed eccolo qua, praticamente ha tutte le prese internazionali. Questa è la presa inglese, europea e anche americana, ma in questo momento non riesco ad aprirla, non lo so. La figata però è che qui ci sono tre porte USB e anche una presa USB-C. Questa cosa è un qualcosa di comodissimo, soprattutto per chi come me, ma oramai come tutti, quando si va in giro c'è sempre bisogno di ricaricare telefoni, macchine fotografiche, insomma. Veramente un bel oggetto. Link in descrizione. Ecco, non riuscivo ad aprire la presa americana perché si apre solamente nel momento in cui le altre due sono chiuse. Altro pacchettino, non mi ricordo cosa c'è dentro perché oramai è passato tanto tempo e non mi ricordo mai cos'è che compro. Anche questo un gadget consigliato dal buon Gesualdo. È una cassa Bluetooth per il telefonino, ma con l'attacco MagSafe. Tra l'altro arriva anche con questi due anelli che servono praticamente per farlo funzionare anche con dei telefoni che non siano Apple. Ok, adesso dovrebbe essere acceso. Questo proprio non mi ricordavo nemmeno di averlo comprato, però sono contento. Andiamo nelle impostazioni Bluetooth. Eccolo qua. Eccolo qua, Mag SoundMate. Ok, ecco, avete sentito, adesso è connesso. Se andiamo per esempio su YouTube e mettiamo Gesualdo Lo Monaco, eccolo qua, l'audio adesso dovrebbe essere acceso. E in poche parole l'audio si sentirà molto più alto rispetto al normale, sentite. Una serie di gadget targati Xiaomi. La figata è che applicando appunto questo anello al telefonino, tac, si attacca e sostanzialmente questo fa anche da appoggio. Ovviamente non è una cassa professionale con cui potrete fare dei rave, però è molto molto comoda, soprattutto se a una grigliata, una festa all'aperto volete far vedere un video o mettere appunto della musica. Molto molto bello. Anche di questo link in descrizione. Ah, dimenticavo, comodissimo perché si carica con la presetta USB, molto molto semplice, molto molto semplice. Penultimo pacco, bello sostanzioso, molto pesante. Questi sono dei semplici germogli da coltivare con tanto di guida alla germogliazione. Far germogliare i semi è una cosa che io faccio sempre perché poi appunto li utilizzo da mettere nelle insalate per esempio, o in qualsiasi altro piatto, per esempio ci faccio anche i risotti con i germogli, e sono molto molto sani perché hanno un sacco di vitamine e sali minerali al loro interno.
Effettivamente non ci ho mai fatto un video dedicato alla germogliazione, lo potrei fare, anche se è veramente una cosa molto molto semplice, perché questo barattolo per germogliare, che appunto è stato comprato sempre qua su Amazon, vi lascio anche di questo il link in descrizione, è un barattolo normalissimo che però vedete è bucato per far uscire appunto l'aria e fare in modo che non si creino delle muffe. In pratica si mettono un po' di germogli dentro, si lasciano una notte completamente immersi nell'acqua, dopodiché dal giorno successivo si toglie l'acqua e basta sciacquarli una volta al giorno fin tanto che non germogliano. Una volta che sono germogliati ve li mangiate. Ho già intravisto cosa c'è qui dentro ed è una cosa che puntavo da un po' di tempo. Whitings, questo è uno sleep analyzer. Me lo ha consigliato un mio amico che come me ha la passione per l'ottimizzazione della salute ed è praticamente una sorta di tappetino da mettere sotto il proprio materasso che analizza la qualità del nostro sonno. Chiaramente collegato a questo tappetino c'è una app da scaricare sul telefonino. Come vedete ci darà tutti i dati della nostra dormita, da quanto abbiamo dormito, la qualità del sonno, battito cardiaco durante la notte, insomma una di quelle figate tech sulla quale sicuramente farò un video dedicato. Però se volete dargli un occhio vi lascio il link in descrizione, si trova anche questo su Amazon. E passiamo finalmente al pezzo forte dell'unboxing, Milky Plant. Lo dice chiaramente il nome, questo è un elettrodomestico che permette di fare il latte vegetale praticamente con qualsiasi ingrediente. Per onestà intellettuale vi dico che questo me l'ha mandato l'azienda da provare, quindi ci farò un video dedicato, ma i passaggi dovrebbero essere davvero molto molto semplici e come vedete tutto parte dalle materie prime. Queste per esempio sono mandorle che ci permetteranno appunto di fare il latte di mandorle completamente in automatico. Mi continuava a uscire la pubblicità su Instagram, quindi ho chiamato l'azienda e gli ho detto: ma se vi faccio un video dedicato me lo regalate? Me l'hanno mandato, quindi ragazzi ci farò un video dedicato. Comunque se gli volete dare un'occhiata vi lascio il link in descrizione, perché sembra veramente veramente fichissimo. Da tutto questo casino che abbiamo accumulato per fare l'unboxing è tutto. Fatemi sapere nei commenti qual è l'oggetto che più vi intriga, che vi interessa di più. Noi ci vediamo ad un prossimo video, vi voglio bene.